Dopo Bergamo, continuiamo a visitare altre città del nord Italia. Siamo a Mantova, cuore della pianura padana, dove Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna si incontrano. Mantova è una città di rara bellezza che dal punto di vista artistico ha poco a invidiare a città come Roma e Firenze, se non la grandezza. E dal 2008 è anche patrimonio dell'UNESCO. Dall'anno 1000 iniziò il dominio dei Canossa. Eraldo e Matilde di Canossa provvisero la costruzione di numerose chiese e conventi, ma coi Gonzaga, che governarono la città per 4 secoli, dal 1328 al 1707, che Mantova divenne uno dei massimi centri d'arte dell'intera Europa. Mantova si trova sull'ansa del fiume Mincio, un affluente del Po, e le sponde qui furono ampliate nel Medioevo tale da formare 4 laghi e far sì che Mantova praticamente diventasse un'isola. Nel 600 uno dei 4 lati fu reinterrato e quindi adesso Mantova ha la forma di una penisola. La città ha potuto espandersi. I Gonzaga erano una famiglia di origine umile, che divennero prima signori, poi marchesi, poi duchi. Mantennero un ruolo di primo piano nel contesto politico italiano ed europeo grazie a un'abile politica matrimoniale, che aveva portato a rinsaldare i rapporti con l'impero, la Spagna, la Francia e le dinastie sovrane, le famiglie nobili più in vista del tempo. Siamo in Piazza Sordello, che è la piazza più grande di tutta Mantova, dove si affacciano il Palazzo Ducale e il Duomo, che però è impacchettato al momento. Il Palazzo Ducale è una vera cittadella nella città. La Reggia dei Gonzaga è un complesso di numerosi edifici collegati tra di loro, che per estensione risulta essere una delle più grandi d'Europa. All'interno del Palazzo Ducale si trova il Castello di San Giorgio, questo alle mie spalle. Una delle attrazioni principali del castello è la camera pitta, ovvero camera dipinta, ovvero camera degli sposi. È il capolavoro di Andrea Mantegna, venne chiamata Camera degli Sposi solo nel 1600, per la posizione predominante di Ludovico Gonzaga accanto alla moglie. Ma in realtà la sala era una stanza di rappresentanza, dove ricevere ospiti illustri, diplomatici, regnanti, mercanti. E i dipinti avevano lo scopo di colpire e intimorire il visitatore che fosse entrato in questa stanza. Mantegna realizza un effetto illusionistico incredibile per l'epoca, che ancora oggi ci sorprende. Al centro si trova il famoso oculo. Quando si alzano gli occhi verso l'alto, si ha l'impressione che il soffitto possieda realmente un varco per osservare il cielo e che i paffuti putti ci guardino dall'alto verso il basso. Piazza delle Erbe è il cuore civile e commerciale della città e sulla sua piazza si affacciano importanti edifici quali il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione, la Torre dell'Orologio, la Rotonda di San Lorenzo e la Casa del Mercante. L'edificio più interessante è forse la Rotonda di San Lorenzo. Voluta da Matilde di Canossa, è una chiesa a forma circolare che rievoca la rotonda costruita a Gerusalemme attorno al Santo Sepolcro. Cadde poi in disuso e divenne un magazzino e scomparve inglobato in altri edifici. Solo nel 1908 gli edifici che la coprivano vennero demoliti e la chiesa venne restituita alla città. Siamo arrivati a Palazzo Te, che è stato costruito intorno al 1500 per volontà di Federico II di Gonzaga, che stava appunto cercando di costruirsi e crearsi uno spazio per potersi svagare dopo dure giornate al governo. Eccoci qua, abbiamo terminato la nostra visita a Mantova, purtroppo. Con una giornata siamo a malapena riusciti a vedere le cose principali. Sarebbe comunque stato bello fermarsi un po' di più e magari scoprire cose come la cucina e altri piccoli angoli nascosti.